Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio su Monster Hunter World. E stavo pensando, sì, stiamo facendo i tre draghi anziani, ma non ci siamo dimenticati qualcosa? Non abbiamo lasciato qualcosa indietro? Toh. Ma guarda un po', dopo 10 minuti di raccolta materiali spunti così. L'ho mancato, va bene? Facciamo così, va. Almeno ci presentiamo bene. Buongiorno! Oh. Che legnata. Attenzione perché è arrabbiatissimo, molto arrabbiato, molto. Partiamo bene. Sta lanciando già le sue caccole di fuoco. E beh, questa potrebbe essere una bella zona per affrontarlo. Ovviamente l'ho mancato. Ehi, Shaq! Che cavolo avete fatto? Ma che figata! Cosa ha combinato Shaq in questo caso? Ragazzi, non posso dire che sta andando bene perché credevo di togliergli molto di più con l'arma finale. Perché, ragazzi, siamo secondo me all'arma finale del Toby Kadachi. Pensavo veramente di togliergli di più, ragazzi. Intanto iniziamo a legnarlo così, con cattiveria, senza proprio... Ma perché ogni volta che sono sulla coda mi fa cambiare e mi fa andare sulla schiena? Ovvio che poi sulla schiena gli fa meno male la situazione. Vediamo adesso dove mi butta. Ah no, stavolta non mi ha buttato da nessuna parte. Raga, io vado ancora sulla coda perché ho proprio intenzione di spaccargliela il prima possibile. Potrebbe già essere una bella cosa rovinargli la coda. Ogni volta vedo che succede questo. Quindi lui salta. Ah, è proprio una delle mosse che usi spesso, brother, perché... con calma. Arrampicati, bravissimo. Mi stavo arrampicando io, Guardate che figata, mi sono buttato nel momento giusto, ragazzi. Sfruttiamo questa roccia. Ok, perfetto. Così, così, belli tranquillozzi. Lui sta usando molto il suo corpo per andare addosso. E non l'avevo ancora affrontato il Buzzed ed effettivamente non ho mai pensato a nessuna delle sue mosse, al suo moveset. Non ci ho mai proprio pensato. Sta buttando giù caccole ovunque. E intanto noi ci prendiamo un residuo, quindi una scaglia plus del Buzzed. Vediamo un po' se scende, penso proprio di no. Credo che sia abbastanza alterato sotto questo aspetto. Ok, e invece, boom, proprio mentre lui faceva esplodere tutto, noi cerchiamo di togliergli dalla coda. Guardate la coda che è piena. Questo vuol dire che se magari riusciamo a tagliarla, potrebbe essere una cosa veramente interessante. Ecco, anche dal mento le butta. Qua siamo riusciti a non esplodere nelle bombette, ma abbiamo fatto tutta... Oh, abbiamo già tagliato la coda. È la miseria. Base. Dai, devi resistere, amico, perché... No, le bombette di cacca. Ok, qualcosa l'abbiamo schivata, dai. Si sta comportando bene, perché comunque è rompiscatole, però io sicuramente non mi aspettavo questo supporto tecnico da parte di Shaq e compagni. Vediamo se riusciamo a farlo girare verso di noi, a stunnarlo, se ci casca alla stunnata, perché ci sono anche dei mostri che resistono a tutto questo. Ovviamente non ho assolutamente studiato il Buzzed, quindi non so come si comporta, ma da quello che ho capito si è stunnato. Quindi ora ne approfittiamo, aspettiamo che faccia esplodere le sue cose. Ok, perfetto, e boom, boom e boom. Torniamo un po' nella parte posteriore, che credo che sia molto debole, soprattutto se gli facciamo cadere le cose che ha addosso prima del dovuto. Sembra quasi che gli faccia un bel po' male. È andato via. Quindi noi cosa prendiamo? Prendiamo questa, che è un'altra scaglia plus, e poi la coda. Un buon inizio di battaglia, devo dire. Dopo 10 minuti di raccolta oggetti, devo dire che è stato veramente un ottimo inizio di battaglia. Ok, ragazzi, ci siamo quasi e continuiamo anche a raccogliere roba. Praticamente in questa missione sto raccogliendo di tutto. Andiamo, continuiamo. Perché sicuramente... Ah, no, vabbè. Ho fatto la cagata io. Potevo stare su e attaccarlo dopo. Ma vedo che lui è veramente alterato. Non sa neanche lui cosa fare. Inizia l'attacco dall'alto. Senza coda, comunque... È veramente tosto lo stesso, con l'attacco così.
Altra botta. Vediamolo. Ok, questa è un'altra delle sue mosse caratteristiche. Lama spirito 52 nella parte posteriore. Adesso è incastrato nella trappola, possiamo tartassarlo, cerco di andare il più avanti possibile. Lama spirito, proviamo a sfruttarla tutta fino alla mossa finale. Ok, perfetto, sembra aver funzionato. E lui si è arrabbiato tantissimo, si è arrabbiato tantissimo, via via via. Ok, ci siamo ragazzi, adesso l'unica cosa che dovrei fare è utilizzare un po' la cote, vedere un po' come se la cavicchia lui. Non ci ha colpito neanche tante volte, bisogna ammettere. Oh, porca miseria, guarda chi c'è. Oh! Oh! Ma che cosa? Che cosa? Che figata! Prendilo! L'ha preso! 1330 taglia... Aiutami! Acchiappalo! Piglialo! Oh, è alteratissimo il Devilgio. Ciao, l'ultima volta mi sei scappato. Mi sei scappato. Ma questa volta scapperai? No. È neppure incacchiato. Via via, ragazzi, non è la missione... che vogliamo fare questa, eh? Non è il Devilgio quello che vogliamo affrontare. Ci sta anche aprendo. Ma l'ultima volta ci sei scappato, ricordatelo, sei scappato tu, non noi, eh? Ricordati questo po'. Guardate quando fai il salto, è qualcosa di clamoroso. Ok, giustamente ci rincorrerà e spero che dia ancora fastidio al Buzz, vediamo, perché loro in teoria si odiano parecchio e si pesteranno parecchio in questa missione. Io intanto ne approfitto per mettere giù. Ma non te la devi prendere con lui. Va che ti sta arando, eh. Perché mi lanci le cose? Guardalo, che infame. Guarda che infamaccio. Ma dai, ma cosa c'entro io? E dopo questa splendida figura di merda dovuta al poco apporto di ferro nel nostro eroe, proviamo a tornare nella zona. Sì, anche se c'è il nostro amico Devilgio, noi staremo qua, perché il base è il nostro obiettivo. Ma non vi stavate legnando? Ah! Vieni qua, Devilgio, vieni qua, che mi dai una mano. Boom, 46. Molto importante. Adesso vediamo che è sceso giù. No, sta volando, ai 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 ai, l'attacco aereo. Caccole ovunque. Perfetto. Dai, 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 dai. E dov'è il Devilgio? Ma pensavo... Pensavo seriamente venisse qua. Ma i due se le stanno dando veramente di santa ragione o sbaglio? Perché... Porca miseria, guarda lì. Spaccalo! Boom. Via, 61 gli ho tolto comunque. Non è poco. Ok, via con la lama spirito nella zona dove è ferito, che fa malissimo. Che non l'abbiamo colpito per niente. Devilgio ovviamente ce l'ha con noi. Vediamo se riusciamo a sgattaiolare via da questa cosa. No, perché ce l'ha sempre con... È rotto le scatole, eh. Te lo dico più. Cavoli, il Buzz poteva tirargli giù qualcosa il Devilgio, però. No, t'ho preso. 38 te l'ho tolto, dai, ti sta bene. In testa proprio. Guardalo, guardalo il buffoncello. Guardalo. Oh, 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 oh. Vieni, vieni. Perché non vieni? Caga sotto. Dovevi venire qua, nella zona dove dorme costui. Ragazzi, quasi quasi, quasi quasi lo catturiamo, perché è un esemplare veramente bello e mi dispiace un po'. Catturiamolo, dai. Mi pare corretto. Se ci riusciamo, ovviamente. Raga, non gli ha fatto niente. Aia. Ok. Ok. Dopo questa... Io intanto raccolgo mentre tu fai il pirla a lanciare le caccole, eh. Oh, guarda qua cosa ho trovato. Oddio. Ok, Nova Cristallo, e ora le prendi. E ne prendi anche tante, brother, perché... No, 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 non ti credere. Non ti credere che con questo riesci a spaventarmi. Anzi. Anzi.
Non ti credere nemmeno che uso. Non ho usato nemmeno una pozione, neanche una mega pozione, per farti capire la mia sfrontatezza. Ehi, Shaq, come sei vestito bene? Che bella mascherina che hai. Credo che sia proprio del base. Sì, sì, sì. Sì. È proprio sua, ragazzi. Boom! Boom! Infatti abbiamo trovato il base in alcune missioni di spedizione. E ovviamente nel suo confronto con altri mostri o comunque Shaq è riuscito a fregargli qualcosa. Quindi credo appunto bastasse una sola cosa per creargli l'elmo del base. Ed effettivamente siamo riusciti a farglielo. Quindi in questo momento Shaq ha l'elmo del base, ragazzi. Ed è una cosa fighissima. Anche perché non avendolo mai sconfitto, riuscire a prendergli dei pezzi tramite la lama razziatrice è veramente una figata. Cavoli, questa ha tolto parecchio però. Svegliati, svegliati, eccola lì. Questo è l'unico momento in cui noi possiamo essere sconfitti da un mostro. Tanto qua abbiamo ancora il bengala, ma veramente. Oh, ma queste scoppiano subito. Oh. Calmino, eh. Guardalo. Come sei interattivo con la natura, brother. Aspetta un attimo, aspetta. Guarda te, guarda questo. Oh, dove l'avevi lanciata quella? Via, 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 via. Eccotela qui, t'ho fregato. Boom, boom. Secondo me non ce la fai più. Ma come ha fatto a colpirmi quella lì? Da dove l'ha scorreggiata quella? Cioè, da dove gli è uscita? Non lo voglio neanche sapere dove gli è uscita. Guardalo, lui lo sa. Lo sa che siamo in un momento di debolezza. E in un momento in cui forse è arrivato il momento di usare la primissima mega pozione. No, non è il momento. Cioè, pensavi davvero che ti lasciassi dormire o riposare ancora? No, assolutamente no. Attenzione perché... Ma che cos'è che sta succedendo in sta missione? Ma basta, ma lasciami stare. Ma non vedi che io ce l'ho con quell'altro? Mica con te, oh. Raga, scusate se vado su, ma voglio assolutamente vedere cosa succede, perché... Cosa sta succedendo qua? Sali su, dai. Sali, sali. Io scendo intanto che ammazzo quell'altro, mentre tu sali, fai pirla. Boom, e te. Ed è andata! Torna alla base a questo punto, però non so neanche come comportarmi adesso, perché... Cioè... In teoria non mi può togliere vita, però. Eh no, è finita la missione, brother. È finita e lo sai benissimo. Fammi scavare un attimo qua. Vediamo, ragazzi, se riesco a prendere i pezzi nonostante ci sia il nostro carissimo amico De Vilgio. Ed ecco qui tutte cose nuove per me, perché ancora non avevo affrontato il base. E quindi sono tutte novità. Beh, ragazzi, devo ammettere che già dall'elmo non mi dispiace. Sembra un leone. Guardate che bello. C'è anche questo. Bello. Però forse questo è più bello. Sì. Vediamo il resto. Non male. Non male. Ma, ragazzi, non è per niente brutta, devo ammettere questa cosa. Vediamo la versione beta. Neanche questa. Però, ragazzi, non è per niente male l'armatura del Buzzle, eh. Per niente male. Per niente male. Bene, ragazzi, anche il Buzzle è fatto. Dovrebbero esserci anche Huragan, Lavasiot. E... ovviamente, ovviamente, i due anziani e non dimentichiamoci il De Vilgio. Cerchiamo di farli tutti perché è veramente importante e poi ci dedichiamo di nuovo ai draghi anziani. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!